1, 2, 3, 4. Adesso vediamo come farlo. Vedi che adesso l'ho tirato un bel po', però la cosa che noi interessa, orca miseria, cos'è stata? È stata quella di fare innanzitutto due salti evidenti. Cioè, innanzitutto la tonica di portarla in principio dei secoli da qua e poi da qui. Per cui fare delle discese di toni da qui e poi dalla corda successiva del Mi. Innanzitutto ho fatto delle forme delle quali, diciamo così, nel passato ci siamo occupati nei vari esercizi cromatici che potevano essere... di indipendenza delle dita, fughe con altre persone, gli allegri siciliano di Bach, altre cose, delle quali adesso col passare dei giorni sto iniziando a prendermi in mano un po' del blog, metterò, ho anche altri studi di carcassi per la mano destra, di arpeggi, eccetera, saldi di corda, string skipping, abbastanza interessanti. In questo caso ero a un time di allegro, lo rivedremo anche a time un po' più rallentati, e le parti sono messe sul blog per Enzo, altri miei amici che seguo. Ma perché sono interessanti? Perché ad esempio vediamo che sono partito con una forma di questa tipologia che ho ripetuto, e quindi è interessante incominciare a mettere insieme delle forme meccaniche delle quali ci siamo occupati, e anche al di là della melodicità che può essere interessante o meno, ci interessa la forma morfologica, al di là del gioco di parole, che può essere interessante per la sincronizzazione degli arti. La seconda è... Ok, poi ho fatto questo rolling. Vedi che, per cui prima... Queste non le ho doppiate, però vedi che è stato interessante perché come sono andato su queste quattro forme a intercambiare le dita, per cui vado proprio in un certo qual modo a sciogliere gli arti, no, della mano sinistra. Ora in questo caso tonica ottava, doppio, settima minore, vedi che settima minore, sesta, quinta, c'è proprio questa forma, per cui ora vado indietro di un tono, diciamo. Io dico sempre, al di là del fatto che poi una volta acquisite le forme basta essere discendere sempre di un tono, per cui io ti ho trascritto tutto, lo metto sul blog, però al di là di questo, che non è secondo me tanto importante, cos'è la cosa importante? È che tu faccia sempre riferimento alla cosa che dico sempre, le locazioni degli intervalli, perché è molto più semplice pensare alla memorizzazione. Vedi che questa è la mia quinta giusta, per cui se ti dico settima bemolle,
che chiaramente è qui, ma in realtà in base alla quinta giusta ce l'ho anche qua, per cui ora scendo di un tono. E questo è importante anche perché, ad esempio, parlavo con Marco qualche giorno fa, prima di dover risalire per Milano. Vedi quanto ti consente anche per chi agli inizi, quando c'entra un punto focale della tastiera, iniziare a doverti muovere, a sentire e percepire le distanze dei toni e a avere un informato su un'idea di suono, una figura, ma a doverla sportare, a doverla spostare, no? In un centro della chitarra, ma a prendere visualizzazione, no? Per cui dici ok. Ora sono sul secondo grado, no? Sì, sul secondo grado, sul tono successivo al mi, per cui sono andato indietro, infatti lo sento. Qui però cambiano le forme. Per mantenere lo stesso tipo di sonorità della forma, è chiaro che prima impattavamo la corda del si, in questo caso non è più possibile mantenere la stessa forma perché le forme cambiano, abbiamo la corda del mi e del re, per cui la forma è molto più audace, no? Perché vedi che abbiamo un tono di distanza tra il dito anulare e il dito mignolo. Oggi non riesco più a parlare. E chiaramente più mi sposto verso il si bemolle, la bemolle, il sol bemolle, la forma della mano fa un po' fatica a essere, vedi che poi io tengo le dita tutte giù, è chiaro che anche se vado un po' veloce, adesso provo un attimino a rieseguirla, sento il click basso. Vedi? La mia mano cerca di essere compatta, ma non per una questione di scena, per una questione proprio di pulizia. E cerco sempre di dare questa sonorità. Adesso proviamo a mettere il click, aspetta che provo a editare, e caspita, a mettere magari un 70 bpm, fammelo fare col tap, ok, 80 bpm, 3 and 4 and... Rolling. Salto. Tono. Ok, scendo ancora. Scendo. Re. Vedi che cambio la forma, Torno all'ottava di Do, vado dietro un tono, è un esercizio di meccanica in fondo, perché vedi che le forme non cambiano mai, ci interessa mantenere una sonorità equilibrata, non c'è niente da capire. Buon lavoro. Enzo, se non la impari.